prima una brevissimissima introduzione su cos'è il collettivo, quello che fa. Il collettivo è un gruppo di studenti di ingegneria che si ritrovano martedì qui nel centro di Lazio alle 5 e parliamo di quello che ci pare, sostanzialmente di dati, la politica, quello che ci va. Siamo studiati da qualsiasi partito, associazione, qualsiasi cosa, siamo autonomi e appunto facciamo quello che ci va di fare. In questo contesto organizziamo il 13 una cena in volta per autofinanziarci. I biglietti ce li hanno già provvinto, se qualcuno vuole prenotarsi, 10 euro eccetera. E veniamo alla costituzione. Perché una conferenza sulla costituzione? Perché ci sembra sempre importante parlarne, ci sembra una cosa sempre attuale, non solo in momenti di referendum o in momenti particolari. Ci sembra importante perché è la base, diciamo, della nostra società di oggi. È sempre al centro spesso del dibattito anche politico nazionale, con proposte di modifica, di cambiamento. E oggi siamo qui appunto anche per analizzare questi cambiamenti. Per cui cominciamo, do la parola a Saverio Tommasi, un attore che ci legge il discorso di Calamandrei, studente milanese del 1985, che appunto illumina la costruzione. Poi seguirà il professor Ceravanti del Dipartimento di Filosofia e Storia del Diritto di Firenze e poi i professori Allegretti e Tali Barbieri del Dipartimento di Diritto Costituzionale, che orienteranno più in parte, diciamo, delle riforme del contenzioso pubblico. La parola a Saverio. Buonasera a tutti, buonasera a tutte. Grazie ovviamente al Filo d'Approccio che ha organizzato questo pomeriggio. Io vi leggerò il discorso di studente milanese, come anticipava Stefano, del 1955, un anno prima della sua morte, ma il discorso è ovviamente, per questo credo l'abbiate messo all'interno del pomeriggio, di un'attualità stringente e paurosa. La Costituzione non è una macchina che una volta messa in moto va avanti da sé. La Costituzione è un pezzo di carta, la lascio cadere e non si muove. Perché si muova bisogna ogni giorno per metterci dentro il combustibile, bisogna metterci dentro l'impegno, lo spirito, la volontà di mantenere queste promesse, la propria responsabilità. Per questo una delle offese che si fa alla Costituzione è l'indifferenza alla politica. È un po' una malattia dei giovani, l'indifferentismo. Ah, la politica è una brutta cosa, ma che me ne importa della politica? Quando sento fare questo discorso mi viene sempre in mente quella vecchia storiellina che qualcuno di voi conoscerà, di quei due migranti, due contadini che attraversano l'oceano su un piroscafo traballante. Uno di questi contadini dormiva nella stiva e l'altro stava sul ponte e si accorgeva che c'era una gran burrasca con delle onde altissime che il piroscafo oscillava. E allora questo contadino, impaurito, domanda a un marinaio: ma siamo in pericolo? E questo dice: se continua questo mare tra mezz'ora il bastimento affonda. Allora lui corre nella stiva a svegliare il compagno, dice: Beppe, se continua questo mare il bastimento affonda. Quello lo guarda e dice: che me ne importa, non è mica mio. Questo è l'indifferentismo alla politica. Eppure è così bello, vero? È così comodo. Così comodo, la libertà c'è, si vive in regime di libertà, ci sono altre cose da fare che interessarsi alla politica, lo so anch'io, ci sono, il mondo è così bello, vero? Ci sono tante cose belle da vedere, da godere, oltre che occuparsi della politica, e la politica non è una piacevole cosa, però la libertà è come l'aria, ci si accorge di quanto male quando comincia a mancare, quando si sente quel senso di asfissia che gli uomini della mia generazione hanno sentito per 20 anni e che io auguro a voi giovani di non sentire mai, e vi auguro di non trovarvi mai a sentire questo senso di angoscia, in quanto vi auguro di riuscire a creare voi le condizioni perché questo senso di angoscia non lo dobbiate provare mai, ricordandovi ogni giorno che sulla libertà bisogna vigilare dando il proprio contributo alla vita politica. Quindi voi giovani alla Costituzione dovete dare il vostro spirito,
È la vostra gioventù, farla vivere, sentirla come vostra, metterci dentro il vostro senso civico, la coscienza civica, rendersi conto, questa è una delle gioie della vita, rendersi conto che nessuno di noi nel mondo è solo. Non è solo, siamo in più, siamo parte di un tutto, in Italia e nel mondo. Ora, io ho poco altro da dirvi. In questa Costituzione c'è dentro tutta la nostra storia, tutto il nostro passato, i nostri dolori, le nostre sciagure, le nostre gioie. Sono tutti sfociati qui in questi articoli. A sapere intendere, dietro questi articoli si sentono delle voci lontane. Quando io leggo nell'articolo 2 l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica, sociale, o quando leggo all'articolo 11 l'Italia ripudia le guerre come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli, la patria italiana in mezzo alle altre patrie, questo è Mazzini, la voce di Mazzini, o quando io leggo nell'articolo 8 tutte le confessioni religiose sono ugualmente libere davanti alla legge, questo è Cavour. O quando io leggo all'articolo 5 la Repubblica una, indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali, Cattà. O quando all'articolo 52 io leggo a proposito delle forze armate, l'ordinamento delle forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica, esercito di popoli, ma questo è Garibaldi. E quando leggo nell'articolo 27 non è ammessa la pena di morte, questo è Beccaria. Grandi voci lontane, grandi nomi lontani, ma ci sono anche umili nomi, voci recenti. Quanto sangue, quanto dolore per arrivare a questa Costituzione. Dietro ogni articolo di questa Costituzione, oh giovani, voi dovete vedere giovani come voi caduti combattendo, fucilati, piccati, torturati, morti di fame nei campi di concentramento, morti in Russia, morti in Africa, morti per le strade di Milano, per le strade di Firenze, che hanno dato la vita perché libertà e giustizia potessero essere scritte su questa carta. Quindi, quando vi ho detto che questa è una carta morta, non è una carta morta, è un testamento di 100.000 morti. Se voi volete andare in pellegrinaggio nel luogo dove è nata la nostra Costituzione, andate nelle montagne dove caddero i partigiani, nelle carceri dove furono imprigionati, nei campi dove furono impiccati, dovunque è morto un italiano per riscattare la libertà e la dignità, andate via giovani col pensiero, perché lì è nata la nostra Costituzione. Piero Calamandrei, 1955, grazie. Professor Caravanti del Dipartimento di Teoria, Storia e Diritto, che ci illustrerà come è nata la nostra Costituzione. Gli articoli più importanti. Dunque, non è facile, credo, parlare con Calamandrei, quindi la teoria della storia del diritto non è così appassionante e quindi ci sarà una caduta necessariamente d'attenzione, ma insomma brevemente le mie considerazioni sono: primo, la Costituzione italiana, banale constatarlo, ha 60 anni, da un punto di vista storico e comparativo non sono pochi, vuol dire che è una Costituzione che ha resistito all'usamento, che ha una virtù fondamentale dal punto di vista della teoria, che è quella della elasticità, cioè è una Costituzione scritta per potersi adattare anche a tempi nuovi, a problemi nuovi, dopo vi farò qualche esempio, che non c'erano nel 1946. È una Costituzione che non ha avuto una vita facile, è nata proprio nella primavera del 47, quando fu portato in Assemblea Generale il progetto di Costituzione, il mondo, proprio in quel momento, questo è significativo, si stava spaccando in due, la parte della sinistra comunista e della sinistra in genere stava uscendo in quello stesso momento dal governo del paese, e il mondo,
l'Italia era un francobollo dentro il mondo, si stava spaccando l'Europa, il mondo in due, le due Europa. E gli uomini che stavano dentro la Costituente appartenevano a questi due uomini. E dal punto di vista storico non si deve mai commettere un errore, noi sappiamo come è andata dopo, loro non lo sapevano. E non sapevano quanto sarebbero stati in grado di rispettare l'uno l'altro, diciamo, no? Con questa divisione che stava divenendo sempre più aspra in due. Eppure, questo è il primo, diciamo con un po' di retorica, ma neanche tanto, è il primo insegnamento, eppure fecero la Costituzione insieme. Questo non è solo un dato storico, ma anche di teoria, appunto, cioè la Costituzione è quella norma che si fa per avere una regola fondamentale comune. Chiaramente per scriverla bisogna andare incontro a dei compromessi, ma non vuol dire mettersi tutti insieme, far finta che i conflitti non ci siano. Questi uomini la mattina, per così dire, facevano la Costituzione insieme e il pomeriggio si dividevano, perché pensavano già all'Italia che sarebbe stata e come ciascuno di loro avrebbe potuto far valere il principio di maggioranza, e non sapevano chi l'avrebbe avuto questo principio. Rispetto. Questo è un grande insegnamento, perché significa che la prima idea della democrazia è questa. Democrazia non vuol dire essere tutti d'accordo, la democrazia è conflitto, la democrazia è partecipazione, la democrazia significa che ciascuno di noi ha in mano il proprio destino, singolo e associato, ed ha l'onere su se stesso, per così dire, di portare avanti la propria idea, ve lo dico con molta semplicità, e queste idee possono essere in conflitto anche aspro, ma c'è una legge fondamentale comune, no? Questa legge fondamentale comune, quindi proprio culturalmente bisogna abituarsi a non considerare queste due cose come cose in conflitto, come se fare una Costituzione insieme avesse significato per loro il compromesso in senso deteriore, il far finta di essere simile all'altro quando non lo sei. Non fu così per loro. Semmai questo è il punto. E quindi loro ci lasciano questo primo punto, questa prima idea fondamentale. Il conflitto, anche aspro, ma dentro le regole comuni. Siccome so che questo è un punto critico anche nella cultura diffusa, io anche con i miei studenti, da questo non l'ho mai rivelato neanche ai miei colleghi, ma adopero una metafora molto irrituale, molto così un po' strano, no? Che è quella che però funziona del biliardo, no? Che è passato di moda il biliardo, ma nulla è più multicolore, fantasioso, no? Anche misterioso, è legato all'abilità dei giocatori del biliardo. Questo è il primo lato della democrazia, cioè molti colori e sapere che hai la partita in mano, che sei responsabile di quello che fai e che metti il tuo contributo per vincere o per perdere. Guai a perdere questo primo lato della democrazia, no? Cioè la democrazia come pluralismo, ma anche, ripeto, come partecipazione, come conflitto, per noi, diciamo, in termini formalizzati, per la conquista dell'indirizzo politico, cioè della maggioranza governante. Questo è chiaro. Mai disperdere questo. Ma nessuno può buttare le biglie fuori dal biliardo, capite? Le sponde sono quelle, e così come nulla è più fantasioso del biliardo, così nulla è più rigido, pesante, forte, strutturato del biliardo, no? È come se i nostri costituenti avessero costruito per noi il biliardo, noi 60 anni che ci giochiamo sopra. È chiaro che poi vi parleranno delle riforme, può darsi che il pallone del biliardo sia liso, strappato da qualche parte, può darsi che noi ci inventiamo sopra dei
discorsi nuovi, dei giochi nuovi, ma quella struttura lì è la norma fondamentale comune, che ha delle regole, le sponde hanno delle regole, il gioco ha delle regole. Chi vince non ha diritto di andare su un altro biliardo, di rimettere in discussione tutto il fatto fondamentale. Qui si collega il secondo punto del quale volevo parlare. La Costituzione è una norma del tutto particolare, perché non è mai e non deve mai essere la norma dei vincitori, cioè la norma che i vincitori scrivono contro i vinti, la norma che la maggioranza scrive perché l'ha conquistata la maggioranza contro la minoranza. No? La Costituzione, questa è un'idea molto antica, che la Costituzione non è questo, ma un'altra cosa, e che in questa cosa ha la sua particolarità. E la sua particolarità, è vero che la nostra Costituzione è antifascista, è chiaro, no? Ma tra i principi fondamentali dell'antifascismo c'è il pluralismo politico. E su una cosa erano tutti d'accordo, anche se i tremori non erano pochi, come dicevo prima, perché il mondo si spaccava in due, ma che nessuna politica che ha la dignità di chiamarsi democratica potrà più essere una politica di annientamento dell'avversario, quello che nel linguaggio tedesco del nazismo si chiamava la Vernichtung, l'annientamento. Questo è l'altro punto fondamentale del passaggio. Tu, che ritorno un po' all'inizio del discorso, tu sei il mio più acerrimo nemico, ma la democrazia comunque sia è quel gioco nel quale chi perde non è annientato. E quando io guardo negli occhi il mio avversario che perde, so che lui nella puntata successiva potrà vincere, e lo stesso accade a me se io in quella fase sono quello destinato a te. Questo non è il solito discorso banale dell'alternanza, è una struttura di fondo della Costituzione democratica come norma. Nessuno ne è padrone, nessuno può mutarla a suo piacimento, nessuno la può concepire come uno strumento contro l'altra parte. E essere arrivati a questo nel 47-48 è una cosa che ha generato una svolta nella storia della democrazia in generale, così profonda e così importante da far sì che ancora oggi noi non l'abbiamo, perdonate la volgarità, completamente digerito, assimilato. E ogni tanto c'è qualcuno che si alza e dice, naturalmente non così scopertamente, io sono il padrone della Costituzione, io ho la maggioranza, cambio la Costituzione. Nulla è più lontano dalla, poiché mi occupo di teoria, dalla Costituzione come norma in quanto tale di questo discorso. Io sono il padrone della Costituzione perché ho la maggioranza. E la Costituzione è quella norma che serve da antidoto a questa idea rozza, volgare, semplificata della democrazia. Un altro punto fondamentale. Voi sapete qual è l'ultimo articolo della Costituzione? È il 130. È uno dei più studiati certamente, ma dal quale non si è fatto derivare tutte le conseguenze che secondo me si possono far derivare. Il 139 dice la forma repubblicana non può essere oggetto di riforma costituzionale. Non volevano semplicemente dire nel 47 non si può tornare alla monarchia attraverso un emendamento, una riforma della Costituzione. Volevano lasciarci nell'eredità un'altra idea di fondo, che è un altro carattere della Costituzione, e cioè la Costituzione, se è tale, ha un nucleo fondamentale che loro chiamano la forma repubblicana, che è sottratto
alla revisione. Questo non vuol dire che è eterno, perché noi giuristi non ci occupiamo di niente che sia eterno. Le costituzioni sono fatte dagli uomini, cadono, risorgono e via dicendo, ma significa che noi lasciamo in eredità un patto fondamentale che è fatto da alcuni principi fondamentali. Questi principi, se noi li dovessimo, avendoli avuti in eredità, cambiare, deve essere chiaro che noi non riformiamo la Costituzione di 46, ma ne facciamo una nuova. No. E in ipotesi è assai lecito presumere che a quel punto, se ne facciamo una nuova, perlomeno in parte la facciamo contro quella vecchia e ce ne assumiamo storicamente la responsabilità. Con l'ultimo tentativo di riforma della Costituzione, quello che è accaduto con il referendum del giugno del 2006, si era andati a un passo da questo tipo di cambiamento. Anche questa è una cosa che appartiene solo parzialmente alla cultura diffusa, e per questo ne parlo. C'è una differenza enorme tra cambiare la nostra Costituzione, la Costituzione che abbiamo avuto e che abbiamo, e che può e deve in certe fasi storiche essere cambiata, e anche i partiti che sono in lizza elettorale ora hanno diversi e variabili programmi di riforma della Costituzione. Una cosa è cambiare, riformare la Costituzione, anzi arrivo a dire la capacità di cambiarla mantenendo il suo nucleo fondamentale è un indizio di salute di tenuta, di forza. Quindi non scambiate il discorso che io faccio per la lode all'immutabilità, per una forma strana di conservatorismo, ma una cosa è questo, una cosa è alterare la Costituzione, no? Allora, l'altra volta, cioè con il tentativo scorso di riforma, si giocava continuamente su questo, si diceva si cambia solo la seconda parte della Costituzione, ricordate, quindi un po' la forma di governo, un po' tanto per la verità, ma un po' la forma di governo, ma mentre si motivava questo, si sussurrava continuamente all'orecchio degli italiani. E poi, diciamo la verità, i nostri principi di oggi non sono più i loro principi. Loro avevano un'idea dell'uguaglianza, noi abbiamo un'altra. Noi abbiamo un'idea del mercato, loro avevano un'altra idea dello Stato sociale, e così via. 60 anni sono passati, la Costituzione è vecchia, ecco, questa è la grande insidia che esiste dentro un processo di riforma costituzionale. È come, voi siete studiosi di scienze naturali, è come una forza che è giusto mettere in moto, ma che deve essere costantemente controllata, perché non devolvi in qualcosa di difforme dal cambiamento ordinario, dall'emendamento della Costituzione. Poi sarebbe difficile, concludo, dire quali sono questi principi sottratti alla riforma. Il principio pluralistico certamente, ma io ne metto anche un altro con il quale concludo, ed è il principio d'uguaglianza, cioè tra i vari articoli l'articolo 3. E soprattutto questo tanto discusso secondo comma dell'articolo 3 della Costituzione, che ha il suo incipit straordinario, anche questo potrebbe essere letto e declamato, è il compito della riforma. No. Allora, alla concezione fondamentale della nostra Costituzione, di questa concezione fondamentale, fa parte anche l'idea che la Repubblica non abbia solo da tutelare le minoranze, da difendere, da garantire compiti cosiddetti, ma anche dei compiti positivi. L'uguaglianza non è solamente trattare in modo uguale ciò che la Costituzione ritiene uguale, quindi senza discriminazione di sesso, razza, religione, primo comma. Uguaglianza significa anche promuovere quelle azioni positive che vanno a
diminuire, che vanno ad attaccare le cause della disuguaglianza di fatto, che sono a voi note, sono quelle culturali, materiali, di salute, diretti, sono i cosiddetti diritti sociali che rispondono a questa idea che il cittadino deve avere una quantità di beni sufficiente per essere pienamente cittadino. Questi beni sono la salute, l'istruzione, l'assistenza, il lavoro. Questi appartengono alla nostra, quindi la democrazia costituzionale è una democrazia, per riassumere, pluralistica. Il primo punto che ho toccato è un progetto di convivenza, non puoi mai pensare di annientare il tuo essere, ed è poi un progetto di giustizia. Un progetto di convivenza è un progetto di giustizia, quindi con dei compiti che sono compiti assegnati alla Repubblica. La Repubblica dell'articolo 2, che riconosce i diritti inviolabili, è la stessa Repubblica dell'articolo 3 che si assume dei compiti sociali verso i cittadini in condizioni di disagio. No? Questa idea fa parte di questo nucleo fondamentale della forma repubblicana. La Repubblica è queste due cose inscindibilmente. A mio parere, poi, contro l'opinione di altri, questo è stato confermato dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, dalla Carta di Nizza, che è fondata su questa idea della indivisibilità dei diritti fondamentali della persona, civili, politici, ma anche sociali. Questo infine è anche il limite a ogni progetto cosiddetto di devolution, di riforma in senso cosiddetto federalista, perché oltre un certo limite, quando le disparità dello Stato sociale da regione a regione sono troppo forti, crolla l'idea stessa della cittadinanza comune. Noi dobbiamo entrarci dentro ancora in questo, così come riterremo aberrante un diverso trattamento della libertà personale da regione a regione, dovremmo ritenere aberrante anche una troppo marcata differenza del diritto alla salute da regione. E questo è anche il contenuto vero del 5, la Repubblica una e indivisibile, che non vuol dire essere contro i decentramenti. L'unità non è quella di una macchina, di uno Stato, di un'amministrazione, di una burocrazia. L'unità è quella della cittadinanza, è data da una quantità presumibile comune di diritti di ciascuno. Queste sono, secondo me, le grandi idee che aveva la Costituzione. Grazie. Grazie al professor Ferravanti, adesso la parola al professor Allegretti. La ripartizione di lavoro fra noi tre, a me spetterebbe di fare una specie di mediazione tra il discorso storico e teorico profondo, molto, molto accurato, che ha fatto Maurizio Ferravanti, e quello che dirà dopo di me Giovanni Tarli, che riguarderà soprattutto il discorso attuale, il dibattito attuale sulle riforme. E dopo però così accurata presentazione, molto confusa da principi e però anche concretezza, quale quella del professor Ferravanti, a me penso che basti sottolineare alcuni ulteriormente parlare nell'ambito della traccia che lui ha già così chiaramente enunciato. Cioè, mi domanderei con voi questa durata della Costituzione, per cui dopo 60 anni merita ancora di vivere, e vive di fatto, nonostante tutto vive, rilegittimata dal referendum, ma anche vive in realtà al di sotto delle polemiche con una convergenza che fondamentalmente esiste, anche se può essere grinata, ma insomma questo è il discorso che faremo dopo. Ecco,
A che cosa è affidata questa durata? Già notevole, ma che può e deve essere ancora più notevole. A che cosa è affidata il valore della Costituzione? No? Ecco, ciò per cui ancora oggi vale. Ma io direi che è affidato, come altre Costituzioni simili, pensate alla Costituzione tedesca, che ha la stessa durata della nostra e ha resistito più della nostra a messe in causa fondamentali, perché ha consentito l'unificazione di un paese che era stato diviso per 50 anni senza drammi, con alcune revisioni, ma modeste nel complesso, che hanno tenuto in piedi perfettamente l'impalcatura. Quindi voglio dire, ecco, guardiamo anche fuori, ecco, due costituzioni sorelle come la tedesca e l'italiana hanno, in qualche modo possiamo e dobbiamo attenderci e favorire la loro simile, come dire, vicenda. Poi c'è la costituzione spagnola che è posteriore ma che è tanto simile. Allora questo tipo è tanto simile alla nostra. Questo tipo di costituzioni perché durano e perché prima di loro e più di loro, anche se con qualche segno in più di datazione, ovvio, che è molto più antica la costituzione americana, perché vive? E perché invece ci sono costituzioni che nonostante che siano, avete notato il concetto che ha dato di passata più avanti, la Costituzione è una norma fondamentale, no? Ecco, e questo è così generale, è giusto, ma è così generale che potresti dire tutte le Costituzioni hanno questa fondamentalità e dunque tutte hanno questa durata. Non è vero, perché storicamente vediamo che ci sono paesi come l'Unione Sovietica, alcuni paesi dell'Est, eccetera, che anche prima di cambiare il regime, badate, hanno cambiato costituzioni più volte, e così altri paesi di altre, Sud America, eccetera. Quindi non è di per sé che costituzione vuol dire cosa che dura, ha una vocazione alla durata se ha certe caratteristiche. E le caratteristiche sono insieme di contenuto e di forma, forma non vuol dire veste esteriore in questo caso, vuol dire di tipo di enunciati, di modo come si presenta linguisticamente, ma quindi anche la lingua è prodotto ed è espressione della personalità umana dei singoli, ma soprattutto della collettività. Ecco, due cose quindi che si sommano e come le cercherò di esporle rapidamente seguendo questo filo, vedrete che insomma le due cose poi si mischiano continuamente, però possiamo per ragioni analitiche, distinguere, mettere l'accento magari prima sul contenuto e poi sulla forma. Allora i contenuti durevoli quali sono? Beh, intanto le libertà, le libertà che fin dalla rivoluzione francese e da quella americana prima sono patrimonio di una larga parte del mondo, ormai larga, anche se non di tutto il mondo ancora, d'altro, ma che insomma godono di un riconoscimento che va ulteriormente espandendosi. Le libertà che però non sono solo un catalogo, tante, certo sono anche tante, libertà di pensiero, libertà di riunione, di associazione, di circolazione, la libertà degli arresti prima di tutto, eccetera, insomma tutte quelle che la prima parte che avete qui letto probabilmente enuncia in maniera così accurata e così precisa la prima parte. La prima parte della prima parte, così, no? Cioè il titolo dedicato essenzialmente alle libertà. Ma esse convergono su un'idea che poi nella Carta di Nizza dell'Unione Europea, che ora speriamo diventi vincolante, con la ratifica del Trattato di Lisbona, vengono ricollegate, anche se il capitolo è a sé, insomma l'idea matrice è quella della dignità umana, perché non c'è dignità dell'uomo se non c'è libertà. Noi, questa è una coscienza tutta moderna, non solo moderna poi in realtà, ma per noi moderni questo è giunto al massimo della consapevolezza. L'uomo è contrassegnato da una condizione di libertà, perfino rispetto a Dio che crede in Dio, insomma, ecco, c'è questa. E allora questo è il primo valore che rende la Costituzione durevole, perché questa non è una caratteristica temporalmente circoscritta. Ecco. La seconda è quella che ha detto molto chiaramente Fioravanti prima, che chiamiamo i diritti sociali. I diritti sociali perché sono importanti? E hanno
direi, nonostante che nati dopo nella consapevolezza dell'Occidente, anche qui esistevano prima omologhi in un altro ordine concettuale, anche nel Medioevo, in altri tempi, e come, però nella nostra, perché sapete che poi il modo come pensiamo le cose le modifica anche, no? Allora noi moderni l'abbiamo acquisita questa idea, sì, già anche in parte della rivoluzione francese, ma chiaramente soprattutto dopo. Perché sono importanti? Perché le libertà sono un pochino astratte, non possono essere intese in senso astratto. Cioè, tutti hanno una libertà, e beh, ce l'hanno a prescindere dalle condizioni concrete in cui sono collocate? Noi oggi sappiamo bene, no. Rispondiamo no. E allora l'uomo situato, l'uomo che si trova in condizioni di fatto molto diversificate, per nascita, per condizioni sociali, per condizioni varie, storiche varie, l'uomo situato deve essere considerato dal diritto, dalla Costituzione. La nostra Costituzione l'ha fatto molto bene quando ha declinato appunto il diritto al lavoro come condizione essenziale per godere anche delle libertà, per goderle effettivamente, e il diritto alla salute, il diritto all'istruzione, tutti insieme, diritti a sé, ma anche garanzie degli altri, cioè sono tutti connessi i diritti poi, no? Sono tutti connessi, infatti anche la Carta di Nizza, sotto il capitolo di solidarietà, rinuncia, sia pure forse qualcuno un po' più debolmente, qui in materia di discussione, insomma, comunque rinuncia. Ed è una rigidità forte della nostra Costituzione l'aver rinunciata, per esempio, meglio di quella sorella che è la Costituzione tedesca. Poi, appunto, l'uguaglianza e la solidarietà, ne ho già parlato, molto bene, il professor Ferravanti, questo è la, anche qui è la sintesi dei diritti sociali che nascono in questa, sono visti in questa proiezione, sono espressione di solidarietà, tendono a fare eguaglianza e così via. Poi c'è la partecipazione democratica, quindi questo è l'altro grande valore, i diritti politici, si è detto sempre, no? Che dobbiamo intendere profondamente come partecipazione, anche diretta, nelle forme che stiamo scoprendo gradatamente, non basta la rappresentanza, non basta il voto, stiamo scoprendo che occorre una partecipazione continua e forse andiamo verso forme di democrazia che alcuni cominciano a chiamare partecipativa, cioè in cui continuamente si è chiamati, anche nell'amministrazione, nelle cose più concrete, si dovrebbe essere chiamati, ancora non possiamo, non abbiamo conquistato in pieno questo, per niente, però ecco questo. E poi ancora l'equilibrio dei poteri, perché se il potere è unitario nelle stesse mani, è un potere che tenderà a soverchiare le libertà, i diritti, l'uguaglianza, la partecipazione, tenderà a trasmodare continuamente. E allora questa grande conquista della rivoluzione francese, prima dei pensatori che l'hanno ispirata, dividere il potere. E oggi diciamo dividerlo come? Dividerlo al centro, ma anche dividerlo tra centro e periferia, e quindi le regioni, le province, i comuni, a prescindere che poi devono essere davvero tre livelli o no, anche se quasi dappertutto sono a prescindere dai particolari, però in luce sono espressioni della democrazia, di questa divisione del potere. E naturalmente sono strumenti, perché non basta affermarli, bisogna che siano strumenti funzionali, corretti rapporti, ed è qui che ci possono essere ritocchi da fare alla Costituzione, trovare un miglior rapporto di equilibrio fra i poteri, però non bisogna che si possa avere equilibrio, perché se si squilibra il rapporto tra i poteri, come a parere di molti di noi che deve fare la riforma del 2006, guai allora, e allora si ritorna in forma narvata, magari non al re assoluto certamente, però sì, qualcosa di assoluto. La concentrazione del potere per via magari un po' strane nella stessa persona, nello stesso gruppo ristretto. E ancora, pace e giustizia internazionale, articolo 11, sentite Calamandrei c'è anche questo, no? Non è stato frequentissimo nei primi anni della Costituzione riferirsi anche a questo, anche se fu un grande applauso della Costituente, non ricordo aspetto scatto, quello che accolse proprio la formulazione dell'articolo 11, formulazione dell'11. Pace, giustizia e direi apertura, apertura internazionale, che vuol dire accettare l'indicazione della sovranità, lo dice espressamente l'articolo 11. Chiamiamolo un ciclo di apertura dell'ordinamento, che è capace di integrarsi con altri, di non chiudersi gelosamente in se stesso. La nostra Costituzione non si chiude in sé, è tesa a comunicare con altri
stati naturalmente che abbiano, come dire, impostazioni, impianti commensurabili al nostro. Quindi è comunità europea prima di tutto e certamente ancora. Questi sono grosso modo i caratteri di contenuto che poi coincidono più o meno con la parte irrivedibile, con i principi irrivedibili di cui ha parlato il professor Ferrara. Nella forma, che cosa volevo dire quando dicevo nella forma? La Costituzione vive perché è formulata in una maniera accurata, in una maniera appropriata ed accurata. Tanto che fu data anche un linguista per purificarla meglio, o meglio, renderla più efficace, Pietro Pancrazzi, il grande urbano letterato dell'epoca. E quindi cosa vuol dire? Quali sono le caratteristiche di questi enunciati che li rendono idonei a curare? Uno l'ha già detto chiarissimamente, anzi tutti quelli che quest'opera enunciati l'ha detto chiarissimamente la relazione di prima. Intanto la generalità, per fattispecie, come diciamo come giuristi, ma insomma per casi ampi della vita, non per situazioni puntuali. Le situazioni puntuali si regolano con regole puntuali, che sono quelle che durano meno poi, perché le situazioni mutano. Se riusciamo a concepire principi, come noi diciamo, cioè espressioni generali, come quelle che siamo venuti dicendo finora, tipo l'eguaglianza, tutto quello che abbiamo già parlato, ecco allora che la loro plasticità, adattabilità a situazioni che pur mutano nel tempo, e che inevitabilmente mutano, è garantita dalla loro stessa, dalla concezione stessa con cui sono enunciati. E connesso a questo è l'elasticità, questa è la parola che ha pronunciato prima il collega, l'elasticità, che poi è insomma, un po' la stessa cosa che vengo dicendo, insomma nel caso di sottilizzare, bisogna anche chiudere. Però ecco, vorrei fare qualche esempio di un'elasticità che ha cercato anche, o di una precisione di principi, se volete, adesso dell'elastico, la precisione, e ha cercato di termini accurati. L'altro giorno Rodotà, una magnifica, che è autore di questo libro recente tra i tanti, La vita delle regole, presentato alla Biblioteca Nazionale Comunale Centrale a Firenze, ha avuto delle espressioni felicissime su questo, ha proprio ricercato alcune espressioni linguistiche della Costituzione che sono particolarmente indicative, oltre ad altre, ce ne tante altre, però l'idea è, ecco, per esempio, di rispetto della persona, dell'articolo 32. È un'espressione del linguaggio comune, fra l'altro, dovuta al fatto che Togliatti ed altri chiaramente pensarono e dissero che bisognava enunciare la Costituzione in maniera da che fosse intelligibile dal popolo e non dai tecnici del diritto o altro. Ecco, lì hanno capito che la salute ha un... di cui si parlava molto meno di oggi come diritto. Però loro intanto l'hanno saputo consacrare come diritto sociale, ma lo hanno anche pensato in termini estremamente plastici, perché connesso al rispetto della persona umana. Per esempio l'accanimento terapeutico, possiamo discutere la questione concreta, insomma, a moltissimi appare contrario al rispetto della persona umana, della sua dignità. E allora ecco che noi con queste formule riusciamo ad inquadrare questi problemi di oggi, il problema dell'eutanasia per esempio. Certo, con difficoltà, per carità, come diceva anche prima Fioravanti, non è che queste cose sono impegnative, diamine, quindi che discutiamo, confliggiamo anche, è sano. Però avendo questo metro, che è espresso molto bene da quelle parole dell'articolo 32, ma anche l'articolo 41, che per certi versi è ambiguo anche, perché ci sono qualche difetto, certo, noi stiamo santificando. Probabilmente è un po' ambiguo perché mette insieme in maniera un po' troppo meccanica, non si capisce bilanciandole come l'iniziativa economica privata e la programmazione e il controllo da parte dello Stato, perlomeno, per molto tempo l'abbiamo anche capito. Poi adesso è diventato più dubbio, alcuni dicono che bisogna modificarlo, però lì invece c'è un grande valore. E il valore, per esempio, è che l'iniziativa economica deve trovare limiti, prima di tutto, nella sicurezza, libertà e dignità umana. Vedete anche qui che tornano parole, certo, che ci possono far discutere, ma che rappresentano una grande guida. Lo stesso funzione sociale della proprietà, eccetera. La terza caratteristica è la previsionabilità nei limiti in cui diceva il professor Fioravanti. E concludo ricollegandomi a Andrea.
tutto questo sta bene. Quindi ci sono nella Costituzione virtù di contenuto e di formulazione che la rendono idonea ad un'altra e spiegano perché, nonostante tutte le difficoltà, sia oggi ancora patrimonio che il popolo italiano sta difendendo. Però attenzione, occorrono delle condizioni di impegno, di sentimento, di convinzione, di impegno dei cittadini. Nessuna Costituzione vive senza un patriotismo costituzionale, come dice, continua a dire molto bene Habermas, e come ha ripetuto Dossetti negli ultimi anni della sua vita. Patriottismo costituzionale, cioè dobbiamo sentirla nostra e quindi vivificarla, e quindi assumere un impegno. Senza questo, anche quelle virtù che ha in sé rimangono lettera morta, possono rimanere lettera morta, sono troppo oggettive, devono essere soggettivate da noi anche, non basta l'oggetto, no? Nella vita, bisogna che l'oggetto sia vissuto dai soggetti che siamo noi, e quindi ecco l'importanza della nostra consapevolezza, prima di tutto, del sentimento anche, perché non è solo affare di testa, di comprensione, è anche affare di cuore, nel senso della forte sensibilità che decidiamo di dedicare a questi valori, a questo patto comune, e quindi solo così poi questo si traduce in azione, no? Per dirla con Goethe, con Fausto di Goethe, adesso è l'azione, il centro, poi è l'azione, il centro dell'uomo, no? Il tatto, dice Goethe, la parola tedesca, no? L'azione. Questa è un'altra delle visioni fondamentali della modernità, insomma, che però anche questa risale a tempi molto, molto più antichi, ma insomma noi abbiamo consapevolezza che non va, che parola e azione si devono fondere, altrimenti le parole rimangono parole, diventano atti retorici, ipocrisia, e se non c'è l'azione conseguente, nulla dire. Io ho una doppia difficoltà perché devo parlare dopo Carlo Andrei, dopo Maurizio Ferravanti e dopo Umberto Allegretti, quindi sono messo male. Allora, io vorrei provare a fare una sintesi di quello che è stato detto prima di me, perché credo che sia il modo più corretto di inquadrare il tema che rimbalza continuamente a livello politico negli ultimi 5 anni, che è il tema delle riforme istituzionali, no? Che è diventato una specie di tormentone, no? Che, come dire, ci portiamo dietro ormai da lungo tempo, e che, come dire, vede anche, e lo dirò alla fine, spenderò una parola, i programmi dei partiti politici un po', per le prossime elezioni, un po' anche impegnati su questo aspetto. Che cosa abbiamo chiarito in questi interventi? Primo, che un intervento sulla Costituzione, quindi un intervento di revisione della Costituzione, è un intervento sulla norma fondamentale. Quindi non è un intervento di riforma generale generico, non è una riforma settoriale qualsiasi, è un intervento che va a toccare la Carta fondamentale. Secondo, questa Carta fondamentale ha una sua intrinseca unitarietà. Ecco, questo è un altro elemento che vorrei sottolineare. Questa idea che ha fatto tanta breccia nella politica, la prima parte intangibile, perché ci sono i diritti, la seconda parte che riguarda l'organizzazione tutta disponibile per un'opera della riforma, è un'idea fuorviante. Perché i principi supremi, ci hanno detto benissimo qui, pervadono la prima parte della Costituzione, ma i principi supremi ci sono anche nella seconda parte della Costituzione. Maurizio Ferravanti ci ha detto quanto certe riforme federali, ove concepite in un certo modo, finiscono per toccare direttamente il terreno dei diritti fondamentali.
E scusate, un intervento che teorico, per carità, non voglio essere qui, un intervento che cancellasse l'indipendenza della magistratura, che è garantita nella seconda parte della Costituzione, pensate che non sarebbe un intervento che va a toccare i principi fondamentali? Terzo punto, la Costituzione, la nostra Costituzione, è una Costituzione che ambisce ad essere un atto duraturo. E quarto elemento che si collega a questo, la nostra Costituzione è, come le buone Costituzioni, se dato un termine di valore, una Costituzione elastica, cioè una Costituzione che si presta ad essere attuata in alcuni punti anche con un certo livello di discrezionalità da parte del legislatore. Avevamo detto, qualcuno aveva detto nel 93, quando, vi ricordate, entrarono in vigore i sistemi maggioritari, la Costituzione è morta, perché il sistema maggioritario è fuori dalla logica del Costituente. Ma in realtà, con fatica, la Costituzione ha superato anche questa prova. L'ha superata. Certo, su questo terreno, lo dirò tra un attimo, sono possibili, arrivo a dire forse anche auspicabili, alcuni interventi, ma da qui a dire voltiamo pagina ce ne occorre intanto. Quarto elemento, come si fa a misurare la vetustà di una Costituzione? Solo dalla data di entrata in vigore. Ma se la Costituzione è quella che abbiamo sentito dagli interventi precedenti, la Costituzione è una Costituzione vivente perché vive nel tessuto della quotidianità, vive nell'opera del legislatore, vive nella giurisprudenza della Corte Costituzionale, la quale, guardate, ha in questo senso un ruolo fondamentale. Oggi anche di, come dire, attraverso la sua opera di interpretazione della Costituzione, che sul terreno dei diritti è un'interpretazione estensiva, la Corte ha ricavato dalla Costituzione anche diritti che testualmente non sono contenuti. Un esempio su tutti, l'obiezione di coscienza al servizio militare, di cui la Costituzione repubblicana non parlava, ma che la Corte Costituzionale ha dedotto dal combinato disposto di alcuni diritti di libertà, la libertà di manifestazione del pensiero, la libertà di professare una religione e così via. Allora, eppure, nonostante questo, abbiamo detto, è un quarto di secolo, ma forse di più, perché i primi documenti sulla commissione di Zeponifaccio negli anni 70, che invece è all'ordine del giorno a questo punto la revisione, la riforma della Costituzione. Ora io non posso soffermarmi su tutti questi passaggi storici, no, della fine degli anni 70, metto però in evidenza soltanto un punto che è fondamentale. Questa idea è cambiata dal periodo precedente al 93 al periodo successivo. Nel periodo precedente, se noi andassimo ad analizzare le idee che circolavano, intanto erano idee che si caratterizzavano per questo: c'è da rivedere qualcosa, ma soprattutto c'è da attuare. Il decalogo Spadolini 1982 raccomandava prima di tutto l'attuazione della Costituzione nelle parti che ancora avevano da essere attuate, e poi, dopo questo passaggio, anche alcuni interventi modesti di revisione costituzionale. Ecco, dopo il 93 invece il tema è cambiato e all'ordine del giorno è subentrata la grande riforma. Lo spartiacque è la commissione, non so se la ricordate, Mitaiotti 1993 e soprattutto la commissione D'Alema 1996, che elabora un progetto di revisione di tutta la seconda parte della Costituzione. E guardate, non è soltanto la storia di un progetto andato male, perché come voi sapete quel progetto poi non concluse.
stralci interi sono diventati diritto vigente. La riforma del titolo quinto della Costituzione, fatta nel 2001, è figlia legittima e non naturale della Commissione D'Alema. La riforma del giusto processo, modifica dell'articolo 111, è figlia legittima e non naturale della Commissione D'Alema. La grande riforma. Sulla base, guardate, di alcune parole d'ordine, molte delle quali prescindevano da un'analisi seria, strutturale, dei problemi che questa seconda parte aveva presentato. Il rapporto centro-periferia, all'insegna di una parola sbandierata ormai da tutti, il federalismo. Questa riforma è stata fatta, ma andiamo a vedere che cosa si è fatto. Si è sostituito al titolo quinto, che avevamo, un nuovo testo pieno di problemi interpretativi, perché poi questo legislatore di revisione costituzionale recente non è un legislatore come quello del 48, questo dobbiamo essere molto franchi, è un legislatore che talvolta alcuni miei colleghi hanno definito sciatto. Se andate a vedere come sono attribuite le funzioni amministrative, che è un tema fondamentale, poco popolare ma fondamentale, tra Stato, Regioni, Province e Comuni, io sfido qualcuno a capire che differenza c'è, scusate, entro su un terreno di cose variose, che si parla indifferentemente di funzioni proprie, conferite, fondamentali e attribuite, senza darsi pena di stabilire che differenza c'è tra queste quattro cose, che può darsi siano cose diverse, ma può darsi siano cose anche assimilabili. E tutto questo lo si è fatto sulla base di un testo, no, che è stato inserito, se andate a vedere i dibattiti, non trovate traccia di questo punto. Abbiamo detto che la Costituzione deve essere anche qui, quindi questo federalismo, prescindendo che cosa si è pensato di fare, no? Dice, per come si fa a dare più forza alle autonomie territoriali? Rovesciamo le competenze legislative. Diamo più forza alle regioni sul terreno della legislazione. Ottima idea, ma con due problemi non risolti. Primo, che per dare forza alle autonomie occorre che le autonomie abbiano una voce forte al centro, salvo capire quale. E di questo non c'è traccia questa riforma. Secondo, che le regioni hanno forza se si parte dai profili finanziari. È inutile dare competenze, capite, se non si danno le risorse. Salvo poi scandalizzarsi, delle male regioni legiferano poco e lo Stato rimane centralista. Ma non è un esito, come capite, no? E allora, ad esempio, i profili finanziari devono essere tranquillamente realizzati, anche con il 119 che avevamo. Non era strettamente necessario rivedere tutto, no? Però capite, la parola d'ordine, il messaggio politico. Oltretutto si fa la riforma e la si lascia inattuata. Una riforma, ripeto, piena di problemi dal punto di vista tecnico, e una riforma che poi il legislatore non ha voluto attuare. Perché? È per tanti motivi, uno dei quali è il vizio di partenza di questa riforma, il primo caso nella nostra storia istituzionale di una riforma fatta a maggioranza, per cui cambia la maggioranza e quella che era l'opposizione che l'aveva contrastata la lascia lì in stand by, scusate come si dice oggi, sulla base di dire, beh, questa non è la nostra riforma, ne vogliamo una ancora più accentuatamente federalista. Nel frattempo però la si lascia lì, e non solo la si lascia lì, ma si continua a legiferare come se la riforma non ci fosse stata, in modo ancora più accentuatamente centralista. Questa è la coerenza istituzionale con cui noi ci misuriamo oggi. Voglio essere, scusate, molto lento su questo, no? È una cosa nella quale credo. Secondo, un altro terreno su cui si vorrebbe riformare è la forma di governo, perché si dice oggi c'è
una democrazia bipolare. E allora la Costituzione era pensata sulla base di una legge proporzionale dove i contrappesi erano più forti dei pesi. Oggi c'è bisogno di una democrazia decidente, di una democrazia governante, come sta scritto nel programma del Partito Democratico, una democrazia governante. Ma da questo punto di vista il discorso non lo posso approfondire, ma effettivamente sul terreno della forma di governo qualche necessità di intervento è probabilmente necessaria. Ma anche qui occorre partire da una diagnosi seria dei problemi, perché se si pensa di modificare ad esempio le coalizioni litigiose che abbiamo avuto fino a ieri, che ci dicono dal 2008 non ci saranno più grazie al fatto che le coalizioni sono diventate più piccole, chi lo sa, o forse sono partite diventate coalizioni, perché se guardo come sono fatte le liste ho la sensazione che da coalizione di partiti stiamo passando a partiti di coalizione, che forse riprodurranno problemi non so quanto diversi da quelli che abbiamo avuto fino ad oggi. Ma insomma, se il problema è quello di rendere più omogenee le coalizioni, la via non è riformare la Costituzione, la via semmai è quella di intervenire sulla legge elettorale, è quella di intervenire su come si formano i gruppi parlamentari, ma non è certo quella di intervenire con soluzioni che non sono medicine, ma sono chemioterapie, tipo quella di concentrare tutti i poteri sul primo ministro, cosa che il progetto del 2006 faceva. Guardate, non sul governo, sul primo ministro, dando al primo ministro il potere di sciogliere il Parlamento e quindi rovesciando i connotati fondamentali del parlamentarismo. Abbiamo visto che da solo, anche contro la sua maggioranza, scioglie, con un'eccezione che sono su questo momento. Secondo, si dice ma il governo è debole in Parlamento, ma davvero c'è bisogno di cambiare la Costituzione per questo? O non c'è bisogno magari di intervenire sui regolamenti parlamentari, che effettivamente dei problemi li presenta? Ma c'è bisogno davvero di fare una palingenesi costituzionale per un tema che, ripeto, ha una sua rilevanza, una sua serietà? Terzo punto, una sindrome che la politica avverte, la sindrome del ribaltone, no? Questa parola che è entrata, no? Sono entrate due parole negli ultimi anni, l'inciucio e il ribaltone, no? Che sarebbero, come dire, due estremi, no? Nei quali ci muoveremmo, eccetera, eccetera, no? Allora, siamo davvero sicuri che per fronteggiare, no, un problema di questo tipo si debba immaginare, come qualcuno vorrebbe, una trasformazione della forma di governo, per capirci, come quella che abbiamo nei comuni e nelle regioni? Ma signori miei, un conto è una forma di governo pensata per un comune o per una regione, un conto è per portare quel modello nello Stato. E su questo vorrei un attimo che qualcuno a livello politico qualche risposta da dire. Che vedete, non vuol dire lasciamo tutto come, intendiamoci, però significa fare riforme calibrate sui problemi. Sui problemi reali, certo, fare così è un'operazione un po' impopolare, ma chiudo il mio intervento andando a dire qualcosa sui programmi dei partiti, e qui è la parte, come dire, politicamente scorretta della presa, dell'intervento. Allora, li ho un pochino scorsi, e che cosa noto? Guardate, io mi ho reperiti con il crisma dell'ufficialità 4, Partito Democratico, Popolo delle Libertà, Sinistra Arcobaleno, Lega Nord, che chiuderà con il botto. Allora, cominciamo dal Partito Democratico. Che cosa propone il Partito Democratico? Il Partito Democratico ha fatto tutta una serie di atti che, insomma, anche da mettere insieme, eccetera. Che cosa ci dice nel Manifesto dei Valori? Manifesto dei Valori? Manifesto dei Valori. Manifesto dei Valori, punto 3, ci dice che la stabilità della Costituzione è il presupposto
della sicurezza dei diritti e delle libertà. La Costituzione non può essere rimessa alla maggioranza del momento, è la fonte di legittimazione, si impegna a ristabilire la supremazia della Costituzione, a difendere la stabilità, basta riforme a colpi di maggioranza. Apro una parentesi, forse ci sarebbe da ripensare anche al 138, se tutti dicono basta riforme a maggioranza, forse inserire nel procedimento di revisione costituzionale qualche innovazione che rende impossibili le riforme fatte dalla maggioranza del momento, stato poi capire fino a che punto, ma insomma sarebbe opportuno. E dice quindi la Costituzione può e deve essere aggiornata nel solco dell'esperienza del grande con democrazie condivise, coerenti, attenzione, con i principi e valori della Carta del 48. Bene, questo è il manifesto del partito. Programma del partito, capitolo 11, la democrazia governante. Che cosa si propone? Una serie di questioni su cui sorvolo, e si dice, molto alla forma di governo, e questo è un nodo importante, no? Cosa ci dice questo partito? Si tratta di verificare quali tra i modelli delle grandi democrazie contemporanee possa incontrare il maggiore consenso. Il che è un'espressione che per un programma politico mi lascia un pochino sconvolto, perché un programma politico dovrebbe dire, no, vedremo quale ci sarà consenso, ma la nostra idea è questa, insomma, no? Perché ciò che ho detto, un programma politico è un pochino strano. E mi fa anche venire un dubbio che, come dire, si considerino le varie esperienze un po' tutte allo stesso modo, quasi una sorta di fungibilità, no? Per cui si, un po' come si è fatto con la legge elettorale, per cui si è passata dalla maggioritaria, proporzionale alla tedesca, proporzionale alla spagnola, per chiunque. Siamo arrivati perfino alla proporzionale alla greca, no? Che secondo un mio collega dice poteva essere un piatto da proporre. Allora dico, incontri il maggiore fondo. Comunque dice, in ogni caso, qualora si convenisse di muoversi nel solco dell'attuale assetto parlamentare, il Presidente del Consiglio nominato dal Capo dello Stato sulla base dei risultati della Camera dovrebbe ricevere da solo la fiducia e dovrebbe poter richiedere al Capo dello Stato la revoca dei ministri. Qualora si decidesse di muoversi nell'attuale fondamentale. Il che vuol dire che si dà per buoni anche modelli che fuoriescono dalla forma di governo parlamentare. Non vorrei che si pensasse alla Francia, perché se mi può fuori dalla forma di governo parlamentare o si va nelle regioni o si va in Francia. Il che però, capite, ci fa tornare fuori che cosa? La grande riforma, perché passare al semipresidenzialismo, capite, non è che si fa modificando l'articolo 83 dicendo il Presidente della Repubblica non è più eletto dal Parlamento ma dal corpo elettorale. Bisognerebbe riformare in profondità il bicameralismo, i rapporti presidente-governo, la Corte Costituzionale, perché davvero si potrebbe pensare che su questo territorio potesse rimanere tutto com'è? Bene. Popolo delle libertà, riforme istituzionali, che cosa si dice? Niente. Due punti, la terza missione, più sicurezza, più giustizia, e quindi c'è da intervenire sulla magistratura con provvedimenti, ecco, con riforma della normativa anche costituzionale, ed è l'unico punto in cui si attende a questo, in che materia? In materia di responsabilità penale, civile e disciplinare dei magistrati, al fine di aumentare, che cosa? Le garanzie dei cittadini, perché è noto, no? La Costituzione prevede la riserva di giurisdizione a garanzia dei cittadini, no? E invece qui si capisce esattamente il contrario, perché per rafforzare la garanzia dei cittadini occorre fare questo. Dopodiché si dice, capitolo sesta missione, il federalismo, dove si parla della attuazione dell'articolo 119, quindi non revisione, ma attuazione dell'articolo 119, dove si dice, no, che le regioni devono essere valorizzate, eccetera, ma non si dice altro. Sinistra arcobaleno. Capitolo 13, tagliare privilegi, difendere la democrazia. In concreto le proposte quali sono? Sono riduzione dei parlamentari, dei consiglieri regionali e delle indennità dei parlamentari. Qui scusate, apro una parentesi, no? Perché riguarda la sinistra arcobaleno. Costi della politica, no? Si dice una delle cose che vanno tanto di moda è ora sopprimiamo le province. Sì, sopprimiamo le province, ma nel 114 dice la Repubblica è costituita dai comuni, dalle province, dalle città metropolitane, dalle regioni e dallo Stato. Il che non è che si tratti di un punto così, no? Secondario, salvo poi capire
se si sopprimono le province, come si farà tra 8.000 comuni e delle regioni, questo è un altro punto. E infine, ecco, con questo chiudo il botto, la Lega Nord. Punto primo, il federalismo. Sintesi, perché non sto entrando nei dettagli, sintesi, ma non mia, ricavata dalla Lega. Stato federale articolato in tre macro regioni, rappresentate da un Senato federale alla tedesca, e qui guarda il professor Ferravanti, e eletto da consigli regionali. Ora, alla tedesca, ma il Senato federale, per chi non lo sa, non è eletto da consigli regionali, ma è espressione dei governi regionali, insomma, questo è un dettaglio così. Dice da un Senato federale, le macro regioni avranno, e qui notate le parole, avranno sovranità, non autonomia, avranno sovranità in termini di potere legislativo, amministrativo e giudiziario. La Repubblica una è indivisibile, no? Eccetera, eccetera. Poi fisco, le regioni padane, che sembrerebbe solo loro, devono avere a disposizione il 90% del gettito fiscale del proprio territorio. Sapete cosa vuol dire questo? Qui mi dia questo fermato, quella di diritti di cittadinanza, unità, cioè, perché questo ed è la fase transitoria, il 90%, perché se andate a leggere poi il testo del programma, in fase transitoria il 90%, dopo dice si deciderà, ma quantomeno il 90% subito. La riscossione delle imposte spetta alle regioni e non più alla tesoreria unica. Poi sicurezza e legalità, equiparare la polizia locale alla polizia di Stato e ai carabinieri, espulsione dei clandestini ai sindaci, eccetera, eccetera. Ecco, allora, io credo che da voi abbiate fatto una sintesi, che scusate, che non è, come dire, di una sintesi, come dire, bassamente antipolitica, va bene, perché è chiaro che c'è una distanza tra tutte queste proposte, no? Però, ecco, il mio invito è, se andate a qualche manifestazione in campagna elettorale, chiedete qualche chiarimento, non alla Lega Nord perché è chiarissima, vuol dire non c'è molto margine, no? Cioè, noi dicevamo con un vecchio programma, in claris non fit interpretatio, no? Cioè, lì c'è la sovranità, ad esempio, ma proprio c'è un discorso che sembra chiaro. Ma andate a chiedere un po' qualche chiarimento, perché c'è troppo parlare di legislatura costituente, ma poco dire nei programmi politici. E siccome non si tratta di un argomento, ora è vero che non si scrive più 283 pagine di programma elettorale, no? Come ha fatto l'Unione, è giusto scriverne meno. Però tra scrivere meno e non scrivere nulla, qualche differenza c'è. Grazie. Premetto una certa ignoranza in materia, qui non vorrei dire cose banali, ma una domanda per quanto riguarda il rispetto della Costituzione attuale. Per fare un esempio, forse terra a terra, il ripudio alla guerra, cioè mi chiedo com'è possibile avere un articolo che dice che ripudiamo la guerra e poi effettivamente si fa, e poi non conosco altri esempi, ma probabilmente ce ne saranno, insomma. Facciamo prima un giro di domande e poi le risposte o per il ne raccogliamo magari qualcuno. Sì, volevo anche un commento sulla legge elettorale vigente in termini esattamente, cioè nel senso vediamo tutti, tanto per parlare di Artelloni, Berlusconi, Bertrand, insomma tutti ci dicono il loro presidente, però mi sembra che questo possa confliggere in qualche maniera. E poi anche la questione delle preferenze. Io aggiungo alla domanda su Davanti. Oltre all'articolo 11, l'articolo 27, il bene non contrario al senso di umanità, ma abitiamo vicino a Somicciano, è uno dei carceri in Italia dove i detenuti stanno peggio. E l'iniziativa privata libera, sì, va bene, non in contrasto però con tutta una serie di altri provvedimenti, fra cui l'acqua privata in Toscana. Come sta questa cosa? Con chi possiamo rifarcela quando la Costituzione non viene applicata?
il diritto d'asilo, le scelte di permanenza temporanea già discutibili personalmente, ovviamente sia in senso morale che pratico, lì dov'è il diritto d'asilo, quando viene riconosciuto, quando viene dato, quando viene diciamo così detto al detenuto, all'immigrato, al migrante che dir si voglia, che esiste questa possibilità di richiesta. Soltanto qualche parola di commento sulla riforma che ha toccato l'articolo 111, quanto effettivamente l'articolo 111 è riuscito a cogliere il senso dei diritti civili e quanto sia, qual è stata la portata reale sul nostro sistema. Altri? Ti vuoi la faccia anch'io senza microfono, tanto penso si senta abbastanza bene. Che prospettive ci sono? Perché è un problema grosso, cioè nel senso non si capisce chi riforma, cosa riforma. Io sono abbastanza pessimista proprio perché non capisco nulla e quindi vorrei aprire da chi è più esperto di me quali sono i possibili scenari e che tipo d'Italia mi ritroverò tra 10 anni. O quando probabilmente dovrò cominciare a fare anche altri che non sanno più, su scegliere veramente quale paese. Ma avete fatto un bel inventario in effetti, no? Sono venuti fuori tanti punti, ce ne sono anche altri, ma insomma avete già rilevato, in sostanza avete rilevato che al di là dei problemi di riforma ci sono una serie di problemi di rispetto e di attuazione della Costituzione. Ed è verissimo, questa grande battaglia che mi è stata condotta soprattutto negli anni 50, 60, 70 dalle parti di popolazione e anche di classe dirigente più sensibile alla Costituzione contro altre che tendevano a attuazioni o diciamo un clima molto restrittivo, ecco, addirittura non attuando alcuni istituti fondamentali. Questa battaglia è ancora sacrosanta e anzi se verso gli anni fine 70 si poteva dire con una certa approssimazione, probabilmente mai pienamente, anche perché i principi, come abbiamo detto, sono talmente pregnanti che attuarli completamente, insomma, forse non è mai stato, in un certo senso non avverrà mai, nel senso che continuamente c'è un incalzare, però ecco, verso la fine degli anni 70 si aveva la sensazione che avessimo un buon livello di attuazione della Costituzione. Quando per esempio entrò in vigore la riforma sanitaria nel 78, di cui ancora furiamo nonostante restrizioni, nonostante il futuro impalcatura, ancora tranne qualche scricchiolino notevole, regge, allora avendo l'impressione che molta strada fu fatta. Vedete, le pietre miliari erano per esempio la Antem, insomma lo statuto dei lavoratori, i diritti anche in fabbrica, anche tra privati e privati, per dire, tra singoli e potere economico, insomma c'era un notevole livello. Poi c'è stato un declino di alcune forme di applicazione che sono poi parte le cose che avete rilevato voi. Quindi la ripresa della battaglia di attuazione in una situazione che si va deteriorando, come dire, un po' giorno per giorno, mi pare salutare e necessario. Parte di quell'impegno a cui. Cambiamo anche la batteria. Si fa lontano. Ma c'è. Perché questo di nuovo troppo. Sto bene a commentare che un filante dicevo, la ripresa della battaglia per l'attuazione rientra proprio in quello che ho detto prima quando parlavo di impegno di patriottismo costituzionale. Dicevo fondamentalmente questo, insomma, non solo che dobbiamo sentire la Costituzione ma dobbiamo presidiarla, e il presidio ultimo è il popolo. Se i poteri costituiti, nella misura che i poteri costituiti non adempiano le loro missioni, che pur
salute sono quelle di salvaguardia innanzitutto della Costituzione, e allora dobbiamo, come dire, l'espressione bruttissima che mi piace affatto, ma scendere in campo, come si dice, insomma, scendere in piazza, anche manifestare, ma non solo manifestare, agire conseguentemente, quotidianamente. Un caso caratteristico è quello della guerra. La questione della guerra perché è diventata così cruciale? È diventata così cruciale perché sotto pressione di eventi e orientamenti internazionali. Non dimenticate che la Costituzione degli Stati Uniti non contiene alcun limite alla guerra. Perché? In parte perché nel Settecento, anche se nella Costituzione francese del 91 comparte invece il problema, ma poi fu rapidamente disattuato e accantonato, nel Settecento questo problema, nonostante che esistesse letteratura e impegno pacifista, anche allora, e alcune grandi, basta pensare a Kant, solo, e tuttavia non era sentito perché lì si voleva soprattutto limitare il potere all'interno dello Stato. Oggi, nella situazione di oggi, il potere esterno, la sovranità esterna, non è meno pericoloso, un abuso della sovranità esterna, non è meno pericoloso della sovranità interna. E quindi allora ecco che questo è diventato oggi un problema cruciale. Quindi c'è una pressione dall'esterno a non tener conto dell'articolo 11. Ci sono difficoltà da parte non esplicite, perché poi verbalmente siamo riusciti a far entrare l'articolo 11 in qualche misura. Oggi almeno se ne parla, negli anni 80 non se ne parlava affatto. Siamo riusciti a far entrare, però in maniera troppo verbale. Sono mancati quasi tutti. I governi si sono piegati a esigenze di collaborazione internazionale che, tutte voglio dire, ma alcune non quadrano bene con l'articolo 11, e alcuni addirittura lo disattendono in maniera plateale. E il Parlamento non è stato un custode dell'articolo 11, perché si è piegato sempre alle logiche delle maggioranze. Il Presidente della Repubblica sono stati deboli, perché esiste il potere con il Consiglio Supremo di Difesa di garantire l'articolo 11 mettendo uno stop eventualmente, o almeno segnalando, ma in maniera con il potere monitorio forte che il Presidente può avere, al governo certi limiti da osservare. Quindi tutti i poteri costituiti, i giudici sono stati timidi in genere, con eccezioni. I giudici, vedete, di fronte alle questioni internazionali, purtroppo, sentono un po' la reverenza di questioni puramente politiche e indominabili. C'è tutta una tradizione in altri paesi. È politico questione che non può essere risolta. Invece la nostra Costituzione è il contrario. Intende sottoporre a principi non solo di procedura, articolo 78, sul Parlamento, articolo 80 sulla ratifica dei trattati, cioè i poteri parlamentari, ma con l'articolo 11 e l'articolo 10 questione di sostanza, ecco. Allora c'è invece una tradizione contraria, allora anche i giudici sono spesso deboli, qualcuno ha tentato, ha pronunciato, allora qui ci deve essere un protagonismo dei cittadini. Le grandi manifestazioni del febbraio 2003 contro la guerra in Iraq, che non sono state poi solo italiane, che quindi hanno avuto forza per milioni e milioni di persone che simultaneamente si sono opposte alla guerra. È vero che non sono riuscite, però lasciano qualche seme positivo e dobbiamo riprendere quella battaglia. Ecco, però io direi che non dobbiamo appiattirci sul dire, siccome viene violato ripetutamente la Costituzione già modificata. Questo è un risvolto che dobbiamo assolutamente accettare. Tutto quello che abbiamo detto prima va nel senso opposto. La Costituzione vale per la sua rigidezza, per i principi che afferma, può essere violata, sì, perché il diritto può essere violato, il diritto è norma prescrittiva, e alle prescrizioni gli uomini si sottraggono. Ed è vero che il diritto dà garanzie, ma non sono sempre garanzie pienamente operanti e finali. Anche qui custodio e custodio, chi custodirà e custodio, di fronte al magistrato che non obbedisce alla legge è molto difficile agire, e così via. Insomma, quindi ecco, il popolo non può spogliarsi, dobbiamo come cittadini consapevolmente, in ogni luogo, culturalmente per esempio, all'università, culturalmente, nell'elaborazione
di pensiero e poi mobilitandoci nelle occasioni concrete. Ecco, guarda, non accettate mai, finirei su questo, poi gli altri colleghi risponderanno sugli altri punti, finirei su questo che semplificando la cosa della guerra, ma non vale solo per questo. Non accettiamo mai di dire che siccome ci sono molte violazioni la Costituzione è già modificata. Non è vero. Questo è veramente, dobbiamo denunciare duramente questo tipo di argomenti, perché varrebbe a indicare la funzione del diritto. Il diritto non ha mai un'applicazione completa, non c'è un 100% nell'osservanza della legge. Dobbiamo tendere all'effettività, quella che noi chiamiamo effettività. Il diritto pretende di essere effettivo, ma l'effettività non vuol dire assenza di violazioni, e dobbiamo distinguere rigorosamente tra le violazioni e le modificazioni. E le modificazioni della Costituzione possono avvenire solo con l'articolo 138 e non mai, almeno fino al caso che ha ipotizzato di un rovesciamento della Costituzione, che ha ipotizzato il professor Fioravanti, non mai attentando ai principi fondamentali. E questo l'ha detto anche la Corte, ha detto che ci sono principi supremi non modificabili né nel rapporto Stato-Chiesa. No, né nelle leggi di revisione, cominciamo dal basso verso il terzo lato, verso l'apertura, né con leggi di revisione, né nel rapporto Stato-Chiesa, quindi ad opera di concordati, né ad opera dell'ordinamento europeo, né dell'ordinamento internazionale. Questo l'ha detto la Corte Costituzionale, facciamoci forza di questo. Opponiamo a quelle che ci sono imposte dall'esterno l'idea che questo articolo è pienamente in vigore e dobbiamo mantenerlo efficace. Posso fare una domanda su questa cosa? Ma perché non viene punita una violazione della Costituzione? Perché si può continuare a è un reato anche del Presidente della Repubblica, l'attentato forte alla Costituzione, e ci sono varie norme che la presidiano, più di una, non c'è proprio violazione della Costituzione, che sarebbe anche molto, forse troppo generale come norma penale, perché le norme penali devono concretizzare le loro ipotesi, lo dice la stessa Costituzione. Però ci sono vari articoli che, scusate, anche la stessa norma sull'omicidio, adesso per fare l'esempio più banale, più antico, non è forse la norma elementare che presidia per la violazione dei diritti di ogni uomo alla vita, che sono diritti fondamentali? Diciamo che è sparso su tutto l'ordinamento. E che i giudici diventino molto sensibili ad operare anche con riferimento diretto alla Costituzione, nel senso di usarla come l'elemento interpretativo che gli fa dare un senso forte poi alle singole leggi penali, per esempio, e questo è un aspetto importante. Però se mai sono un po' più larghe, perché c'è chi può proporre il federalismo, c'è chi due settimane fa si è presentato alla Durame Il signor Bramaglia ha scritto preampio una svastica al collo e un braccialetto con boia di mondo, per esempio dice una legge specifica contro, sì, la legge del 54 esistono molte, la polizia non delude, c'è il giudice, non si attiva, certo, ci sono tante imperfezioni. Allora, io prima di passare la parola al professor Tardi, che è esperto illustre di sistemi elettorali, perché faccia un paio di domande su questo, io voglio fare solo una riflessione insieme a voi su questo problema della effettività della Costituzione, perché il nostro amico che ha letto Calamandrei ha detto: ma che c'entra una situazione come quella di Sollicciano con certi articoli della Costituzione? Qui, come diceva Umberto Allegretti, la cosa peggiore che noi possiamo fare è a quel punto abbandonare il principio dicendo non serve a niente, è carta straccia. Perché in quel momento nel quale facciamo questo, dimentichiamo che degli uomini prima di noi non hanno fatto questo errore, ci hanno creduto più di noi e sono arrivati a dei risultati. Allora io prima di venire qua leggevo delle cose italiane accadute tra l'entrata in vigore della Costituzione e la prima sentenza della Corte Costituzionale, che è del giugno del 56. In quegli anni in Italia non erano pochi coloro che pensavano
hanno fatto la Costituzione, le forze politiche hanno fatto la Costituzione, poi noi, la nostra dura realtà è un'altra cosa. Questi principi chissà che fine faranno. Guardate che in Italia c'era una cultura diffusa che diceva si è fatta una Costituzione ma la nostra vita è rimasta la stessa, è sempre la stessa, e quindi che ce ne facciamo di questa Costituzione così lontana dai nostri bisogni quotidiani? Qualche cosa che va nella direzione che dicevi tu, giustamente, non sto criticando quello che dicevi. E del resto a noi accade molte volte, parlando con i giuristi, parlando pubblicamente di questi sommi principi della Costituzione, di essere scambiati per persone molto lontane dalla realtà. Allora, quegli uomini hanno creduto nell'articolo 21, nella libertà di manifestazione del pensiero, perché c'era una norma, il 113 del testo unico di pubblica sicurezza, emanato durante il fascismo, che sottoponeva a licenza, autorizzazione, chiamandola come vi pare, anche il semplice volantino, l'affissione in luogo pubblico, e la sottoponeva alla discrezionalità praticamente piena dell'autorità di pubblica sicurezza. E questo impedì di fatto la ripresa della vita democratica, perché questa agente, questo commissario, questa forza di pubblica sicurezza poteva condizionare la ripresa della vita democratica. Ebbene, quegli uomini hanno creduto che un giorno sarebbe venuta la Costituzione per loro, hanno creduto all'articolo 21 finché non hanno sfondato in alcuni tribunali, presso alcune preture, tra la fine del 55 e l'inizio del 56 comincia ad attivarsi il discorso che noi possiamo, abbiamo un giudice, possiamo andarci, possiamo dire a questo giudice che abbiamo la nostra Costituzione. Per alleggerire l'esposizione ricordo qualche volta agli studenti Tom Paine, che era uno dei più simpatici e vitali rivoluzionari americani, diceva: la Costituzione deve essere piccola, deve essere un pocketbook. Così io la tengo in tasca e quando viene un inglese che mi dice tu questi diritti non ce l'hai, io prima gliela fo vedere, poi se lui insiste gliela batto sulla testa all'inglese. Ora non è un invito a risolverla con la violenza, no? Ma questo dà l'idea di come gli uomini del Settecento anche abbiano vissuto praticamente la loro Costituzione, ci abbiano creduto. Allora si organizzarono tramite gli strumenti sindacali intorno all'Italia questi processi, coinvolsero i giuristi che stavano dalla parte della Costituzione, arrivarono alla Corte Costituzionale. Lì nulla era deciso, fu una battaglia, lo Stato si costituì in giudizio dicendo che non si poteva, pensate, sosteneva, lo Stato italiano sosteneva che non si poteva far retroagire la Costituzione, cioè che la norma del 31 poteva essere abrogata solo da un'altra norma, ma se il Parlamento italiano non l'avesse fatta, quella norma continuava a vigere per chissà quale tempo, e la Corte ha detto no, il principio costituzionale, la norma del 31 è così in clamoroso contrasto con il principio costituzionale, per cui io la abrogo. E cominciò un'altra fase della vita democratica e la libertà di manifestazione del pensiero divenne una cosa concreta. Ma divenne una cosa concreta perché quegli uomini, anche quelle persone fisiche, quei lavoratori che andavano a fare propaganda politica e che si trovavano di fronte alla necessità del bollo della questura, hanno creduto che potevano risolvere il loro problema con la Costituzione. Questa è l'unica cosa che si può dire sull'effettività della Costituzione, che dipende da noi. Guardate, alcuni telegrammi velocissimi. Intanto sulla legge elettorale, io non entro sui dettagli della legge elettorale e neanche, vuol dire, faccio considerazioni di fondo, perché sarebbe un po' come sparare su una croce rossa, ormai non potete dire sui giornali, insomma, della irrazionalità di tanti punti di questa legge. Però sono stati evidenziati due problemi. Primo problema,
Questa legge elettorale ha un aspetto, a mio parere, di, e qui voglio dire, di macroscopica incostituzionalità. Difficile da sindacare per un problema quello su cui non entro, perché le leggi elettorali difficilmente arrivano alla Corte Costituzionale. E qual è questo aspetto? Non soltanto che noi votiamo liste di partito bloccate, senza che noi possiamo dire, e sono liste lunghe di candidati, sono circoscrizioni da 40 nomi, che leggono da 30 nomi, cioè che leggono 30 candidati, quindi giù liste elettorali lunghe, bloccate, quindi l'elettore prende o lascia, per di più i candidati hanno la possibilità di presentarsi in tutte le circoscrizioni, scegliendo poi quella che gli piace di più. Allora, questo effetto dà luogo a un sistema nel quale l'elettore non è in grado di sapere nulla tranne il simbolo, scusate, tranne il simbolo del cuore, perché chi viene eletto dipende da una serie di cose, tra cui anche la scelta del plurieletto, il quale, guardate, non sceglie mai. Quando, se io sono eletto in 30 posti, devo dire no, io scelgo la circoscrizione di Milano e quindi in quell'altro 29, no? Entrerà un altro al mio posto, magari quello che entra al mio posto a sua volta è stato eletto un 20 posti, quindi lascia, e via 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 a scalare, no? Questo meccanismo è completamente sottratto a ogni capacità di scelta dell'elettore. E allora, quando alle volte si parla di parlamento di nominati e cose di questo genere, perché guardate, queste operazioni poi anche di scelta della circoscrizione che il candidato fa liberamente non sono mai scelte lente, perché scegliere una circoscrizione o scegliere un'altra significa far fuori l'avversario di partito, eh? L'amico avversario all'interno del tuo partito, perché per cui se scegli quella circoscrizione X viene eletto e in quell'altro modo non viene eletto. Ci sono degli studi, quindi non ripeto cose mie, scusate, anche avete visto, sono politicamente scorretto, ma ad esempio nell'UDC la corrente di Marco Follini è stata uccisa da questo meccanismo. Ucciso da questo meccanismo, non soltanto appunto delle candidature in tutte le parti, no? E appunto senza la possibilità, qual è la preferenza? E qui bisogna stare molto attenti, perché la preferenza ha a sua volta tanti inconvenienti. Sembra apparentemente un sistema più democratico, l'elettore sceglie il candidato che gli piace, ma guardate che la preferenza nella storia italiana ha avuto delle robuste controindicazioni. La corruzione che in molti partiti è dilagata, l'aumento dei costi delle campagne elettorali, la divisione, il massimizzare il ruolo delle correnti. E allora il modello quale potrebbe essere? O collegi binominali, arriveremo a questo, non lo so, oppure anche liste più corte, ma con candidati designati in modo trasparente. Trasparente, cioè con procedure, perché attualmente chi li sceglie i candidati? Voi sapete chi li sceglie i candidati? Come vengono scelti? Dove vengono scelti? Cioè, queste sono domande, guardate, mica di poco conto. Cioè, è ammissibile che un ordinamento democratico le candidature vengano scelte in questo modo? Guardate, ho parlato di procedure trasparenti, non ho parlato di primarie, perché anche le primarie, secondo me, per come sono impostate in Italia, talvolta sono più un mito che una realtà. Proprio le procedure trasparenti sì. Il candidato, qualcuno dice Berlusconi è presidente, eccetera. Allora, qui è la legge elettorale che prevede che ogni partito indichi il capo della forza politica, e se è una coalizione addirittura, la legge usa questa espressione, il capo unico della coalizione, che è un'espressione un po' del romante e il preoccupante, no? Che però in termini costituzionali deve fare conti con le prerogative del Presidente della Repubblica, che infatti sono fatte salve dalla legge. C'è il capo unico della coalizione, ma si dice restano ferme le competenze del Presidente della Repubblica. Quindi è uno strano meccanismo, no, che però derivava da un'esigenza di fondo, l'esigenza qual era? Che questa legge elettorale era l'anticamera della riforma costituzionale del 2006. Doveva servire per anticipare sul terreno della legge ordinaria quelle trasformazioni della forma di governo che meno male non ci sono state. Ultimo, che prospettive ci sono? Che cosa ci aspetta? Secondo me, io mi sbaglierò, ma temo che ritornerà il tema della grande riforma. Noi presto riavremo questo messaggio,
la necessità di una riforma profonda della Costituzione, che però, guardate, per quello che vi ho detto, non ritorno su questo, sarà una riforma che, come dire, servirà più alla politica. L'uso congiunturale, è stato detto da alcuni miei colleghi, non delle riforme costituzionali, l'uso congiunturale, dove, come dire, l'aspetto, come dire, della politica politicante prevarrà sulla necessità di risolvere problemi. Problemi anche di funzionalità di alcune disposizioni costituzionali. Ultimi due flash, giusto processo. Altra brutta riforma costituzionale. Ma perché brutta riforma? Perché traduce una norma della CEDU. Ma la CEDU è la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, no? Che è una convenzione internazionale di grande importanza. Ma peraltro è una traduzione, scusate, sciocca, perché è ripresa pari pari. Per cui, ad esempio, nel testo della Costituzione è finito il concetto di accusato, che non è nella nostra tradizione, da noi c'è l'indiziato e l'imputato. Ma chi è l'accusato? L'accusato è un'espressione che figura nella Convenzione come concetto generale, ma capite, quando questo diventa norma interna, lo capite che problemi può dar loro, no? Cioè, tanto più. Allora, lì qual è? Quali sono gli estremi nei quali si muove questa riforma? Da un lato il processo in tempi ragionevoli, dall'altro un potenziamento delle garanzie. Allora, questo è un bilanciamento, guardate, complicatissimo, perché aumentare le garanzie del processo significa inevitabilmente dilatarne i tempi, e il tempo ragionevole deve inevitabilmente sacrificare qualcosa sul terreno. Questo bilanciamento come fa? Il legislatore. Ecco perché questa riforma non ha prodotto quell'impatto, no, che qualcuno pensava. Perché questo terreno si gioca sul terreno su questa, scusate, battaglia si gioca sul terreno della legislazione ordinaria e sul controllo di costituzionalità delle scelte del legislatore. Ma che la riforma da sola potesse risolvere i problemi della giustizia, qualcuno l'ha detto, ma insomma, oppure il principio dell'oralità del processo, ma come se noi avessimo un processo amministrativo e civile, appunto queste cose non messe così, no, in maniera prescindere dal problema. Ultimo, gli stranieri. Lei ha ragione a denunciare alcune delle cose che lei ha detto, sono senz'altro vere, senz'altro. Però devo anche ricordare una cosa, che l'Italia è la legge è il paese della legge Bossi-Fini, ma è anche la legge, è anche il paese, scusate, delle sentenze della Corte che hanno dichiarato incostituzionali alcune parti qualificanti della legge Bossi-Fini. Proprio sul terreno delle garanzie, ex articolo 13 della Costituzione, sul terreno delle garanzie della libertà personale. Quindi questa legge è effettivamente ispirata a una ratio, insomma, un po'. Siccome sono politicamente scorretto, concludo però con un'espressione. Il decreto legge sull'espulsione, che è stata fatta con l'espulsione dei rumeni, andatevi a leggere, questo è frutto di una maggioranza di centro-sinistra e non di centro-destra. Se andate a leggere sul terreno delle garanzie, beh, tanto lontani dalla legge Bossi-Fini non siamo. Perché i CPT sono della Turco Napolitano. I CPT sono della Turco Napolitano, ma neanche della Bossi-Fini. Sì, no, va bene. Sì, grazie a voi. Grazie.